Jestem naprawdę zaszczycona, że mogę być tutaj z Wami podczas tak wspaniałego jubileuszu jak stulecie stosunków polsko-włoskich. Ma noisia, molto, molto felici, wiele jaszy, to Varsavia, Polonia, essere con noi, direttamente da Milano ha portato la sua nuovissima collezione. Przywiozła Pani prosto z Mediolanu swoją najnowszą kolekcję. Però prima, diciamo, come è nata questo l'amore verso la moda? Jak zrodziła się to Pani miłość do mody? Beh, prima parlare di arte, credo che disegnare un bianco, disegnare un abito è arte. E quindi non c'è scuola, ma è qualcosa che hai dalla nascita. E quindi è una visione che appena hai l'età della consapevolezza porti avanti. Io volevo vestire le donne belle come lei, ce l'ho fatta. To jest tak, że mówiliśmy tutaj o sztuce. Projektowanie jest właśnie taką sztuką. Masz czystą, białą kartkę, którą wypełniasz. I od momentu, kiedy pamiętam, kiedy miałam już świadomość tego, że mogę coś robić, to zawsze wiedziałam, że chcę projektować. E quindi quello che io provo di spiegare e di raccontare oggi è che non dobbiamo rinunciare alla femminilità, perché se sei femminile non hai il cervello. Puoi essere femminile e sensuale, avere il cervello e coprire le cariche alte. E quindi io porto avanti questo. Brava, bravissima. Elisabetta, molto mi è piaciuta. Brava, ieri stai facendo un po' di cose, nie muszę tłumaczyć, że rzeczywiście kobiecość to jest coś, co określa Elisabetta i mówi, że kobiecość jest naszą siłą. Filozofia bio, anche ekologia, molto importante per lei, ekologia. To jest coś, co jest bardzo ważne dla Elisabetty w tym wszystkim, co robi. Ekologia, ekologia anche verso animali. Assolutamente sì, sono una guerriera, ho sempre lottato anche in periodi dove non si parlava del rispetto degli animali. Sono stata il primo brand in Italia a non usare più pelliccia e a spiegare che conseguiva alle donne che indossare un animale non era nulla, anzi. E oggi sono molto felice perché tutti i brand italiani hanno aderito, quindi non si uccide più per vanità un animale. Elisabetta była rzeczywiście pierwszą projektantką we Włoszech, która powiedziała nie na naturalny futer. La parola cominciamo. Siamo? Jesteśmy gotowi? Che cominci lo show. Elisabetta Franchi.
poi mi evocano sempre, vivo questi eventi con... e io se dovrei stare calma, ma non ce la faccio. Siamo qui, sopravvissute. Adesso stiamo provando di... Vessia, non ti devi uscire, è la Puglia, eh? Questo albergo è bellissimo. Poi vi racconterò la storia di questo albergo. Domani sera... Buongiorno. Vi faccio vedere la camera e poi andiamo in giro per Varsavia. Buona domenica. Eccetera eccetera, vedi, questi sono gli italiani, abbiamo vulgarizzato nei confronti di tutti. Grazie a tutti quanti, grazie a tutti. Andiamo! Vai, vai! Ragazze, torniamo a casa. Vado a dare i bacini ai miei bambini. Tutti i bambini diamo i bacini noi. Ci diceva il pilota che questo aereo ha 2 mesi di vita.
è nuovo, nuovo di pacca. E quindi, beh, buono, no? Di certo non ha un bullone vecchio. Facciamo come... Siamo pieni come degli uovi. Avanti Matteo. Vabbè. Vai. Ciao. Ciao. Dov'è l'Ormi? Ciao. Oh. Hi, should I say it again? Welcome on board. My name is Katarina. I will be your hostess today, and I prepare some champagne on ice. Should I open it after takeoff? Champagne. Champagne. Yes. Yes. Sure. Yes. Sure. Sure. Perfect. Yes. And then I have some catering. Again, it will be similar as I had before. So it depends on you. We have 1 hour 40 minutes. So if you want to have it just after takeoff or a little bit later. Okay, during the flight. During the flight, sure. Perfect. So we'll be again sitting here in the front. If you want anything else, don't hesitate to ask me. And enjoy the flight. Thank you. Ding dong. No, non saluto lei, mi sto salutando allo specchio. Allora, un grazie a tutti. Beccatevelo adesso perché da domani grazie. Non ve lo beccate più. Cin cin. E grazie per avermi assistito, si dice così? Supportato. Supportato. Scusami, sono sbagliato. Questi due giorni bellissimi in Polonia. Ho capito qualcosa di più di questa popolazione, di questo paese. Cin cin. Grazie. Tu ricordati che è la prima e l'ultima volta che prendo un aereo del genere, l'ha detto lui, eh.